entriamo meglio nel vivo della questione e vediamo come è possibile costruire e creare dei thread in Java. Ci sono due modi principali. Il primo modo è quello di estendere la classe thread, quindi una classe di libreria dell'API Java, di estenderla e di eseguire l'override del suo metodo run. La seconda modalità è quella di passare ad un costruttore della classe thread un oggetto che implementa l'interfaccia runnable. Okay? L'interfaccia runnable è una semplice interfaccia composta da un solo metodo che si chiama semplicemente run. Quindi voi costruite un oggetto e gli fate implementare l'interfaccia runnable, siete tenuti a implementare un metodo run dentro l'oggetto, la classe thread sostanzialmente ci può mangiare, il suo costruttore può accettare oggetti che hanno un metodo run e li esegue in un thread separato. Faccio un piccolo esempio, vedete, thread è una funzione di libreria, voi potete avere una classe T che estende thread, eseguite l'override del metodo run. E poi potete dire che t piccolo è di tipo t grande, cioè questo, quindi istanziate un nuovo oggetto di tipo thread e lo avviate con il metodo start. Lo vedremo meglio fra poco, è importante ricordarci che l'istanziazione di un thread non corrisponde al suo avvio, quindi qua l'avete creato, ma perché la computazione e l'esecuzione partono nel thread separato è necessario dare il metodo start. L'altra variante, avete una classe qualunque che si chiama R che implementa runnable. Nell'istante in cui scrivete questo, Eclipse vi obbliga a far comparire il metodo run, okay, che è definito dentro runnable, scrivete il codice che volete avviare nel thread separato qui dentro e poi utilizzate il costruttore di thread, un particolare costruttore di thread che accetta un oggetto runnable. Per eseguire questo metodo run sostanzialmente in un thread separato. E sono analoghe queste due possibilità, dipende un po' dai casi, scegliere quando è meglio uno, quando è meglio l'altra. Tutto questo codice che vediamo in queste slide è come al solito raccolto nella cartella examples del progetto dedicato su Eclipse. Quindi avete il progetto Java Threads, ad esempio qui in Start Stop Thread avete l'esempio che avvia e termina due thread utilizzando l'estensione della classe thread, mentre dentro Start Stop Runnable succede la stessa cosa implementando la classe Runnable. Quindi potete vedere un esempio concreto. È interessante, possiamo dargli un'occhiata molto veloce, vedete cosa fa questo software. Crea due thread di istanzia. Questa MyThread è la mia specializzazione di thread, vedete? MyThread estende thread. Questa classe aggiunge una variabile a thread, che è una variabile booleana, che spesso si utilizza per interrompere l'esecuzione dentro il thread. E ha un costruttore, semplicemente che chiama il suo costruttore omologo della classe genitore, quindi questo costruttore prende un nome che è il nome da assegnare al thread e chiama un costruttore che fa la stessa cosa su thread e poi vedete c'è il metodo run. Che cosa fa il metodo run? Sostanzialmente stampa il nome del thread con questa istruzione, c'è un metodo statico della classe thread che ritorna il thread correntemente in esecuzione, da cui chiediamo dammi il tuo nome. E questo è l'inizio e quando terminiamo stampiamo che questo, il thread ha finito, poi c'è un while, motivo per cui usiamo questa variabile booleana, perché se la mettiamo a falso interrompiamo questo while, che stampa il nome del thread in esecuzione e si addormenta per 10 millisecondi. Ok? Che cosa facciamo? Ne istanziamo due di questi oggetti, li avviamo effettivamente con il metodo start. Ci addormentiamo 50 millisecondi, quindi questo è il main che si addormenta, li lasciamo eseguire 50 millisecondi e poi mettiamo a falso la loro variabile booleana. L'alternativa a interrompere dei thread separati sarebbe utilizzare il metodo interrupt, però è un po' come staccare la spina al computer, è un metodo che distrugge il thread nello stato in cui si trova, può lasciare dei dati corrotti, insomma, non è una buona politica. Tipicamente si setta a falso questa variabile booleana e si lascia che il thread esca dal while, da questo while,
Ed evidentemente qui si può riportare il sistema in uno stato coerente se ce ne fosse bisogno. Quindi questo è l'approccio classico per avviare un thread. Istanzio la classe, avvio e lo termino così. Nel caso di Runnable è sostanzialmente la stessa cosa, avete una classe che implementa Runnable, quindi è tenuta ad avere un metodo run, è lo stesso che abbiamo visto prima. Istanzio due oggetti di tipo Runnable e li passo a due thread, R01 e R02, vedete, questi due diventano due thread separati che prima si chiamano A e B, a cui assegno un nome. Utilizzo un costruttore diverso rispetto a prima, usavo soltanto il nome, adesso gli passo il runnable ed il nome. E poi faccio esattamente la stessa cosa. Li avvio con start, li termino con running, mettendo a falso la variabile booleana. L'unica differenza è che l'attributo running prima era un attributo di thread, di una specializzazione di thread, quindi potevo chiamare a.running uguale false. Adesso invece, avendo scelto la via del runnable, running sono attributi di questa classe runnable. E quindi devo scrivere r01.running false, r02.running false. Differenze minime, dipende dai casi. Quale vogliamo, quale preferiamo. Un altro esempio molto molto semplice, questo semplicemente serve a mostrare che è possibile costruire più thread che eseguono il medesimo oggetto runnable. Quindi ad esempio qui avete una classe che implementa runnable, nel suo metodo run stampa per 10 volte il nome del thread seguito da un contatore. Vedete, qui avete tre thread, T1, T2 e T3, tutti quanti che eseguono lo stesso runnable. Quindi il rapporto fra i runnable e i thread è uno a molti. Posso avere la stessa operazione, lo stesso runnable, che esegue con nomi diversi, eventualmente priorità diverse, all'interno di thread diversi. Era soltanto una nota su questo aspetto. L'avviamento di un thread l'abbiamo già anticipato velocemente prima. Quando un oggetto thread è creato, il thread vero e proprio non parte la sua esecuzione fino a quando non viene chiamato il metodo start. E quindi c'è una sostanziale differenza fra creare un thread e avviare l'esecuzione. Quando un thread esiste ma non è ancora stato avviato, è in uno stato, perché vedremo che i thread, come i processi, sono sempre abbinati ad uno stato interno in cui si trovano. In quella fase lì, dopo la creazione, ma prima dell'avvio, sono in uno stato che si chiama new, quindi sono in uno stato nuovo, pronto ad eseguire, ma che non ha mai eseguito. Dice la slide, il metodo start può essere chiamato ovviamente su un thread soltanto una volta, quindi un thread si può avviare soltanto una volta. Se il metodo start viene chiamato più di una volta, produce un'eccezione di tipo runtime exception. È comunque un fatto abbastanza raro, più una disattenzione chiamare più volte start. I thread si avviano una volta e poi si aspetta che terminino, tipicamente. Un'altra nota di carattere più tecnico: il comportamento dei thread è molto poco predicibile per certi versi. Più nello specifico, la slide dice, non è garantito che i thread iniziano ad eseguire nello stesso ordine in cui è stato chiamato il loro metodo start. Quindi, se avete ad esempio 10 thread, iniziate a chiamare start sul primo, poi sul secondo, poi sul terzo, non è garantito, per meccanismi che vedremo fra poco, che il primo che inizia ad eseguire sia il primo su cui ho chiamato il metodo start. Ok? Semplicemente perché può essere che il thread del main che chiami i metodi start riesca a chiamarli tutti e 10 nel suo quanto di esecuzione, quindi tutti e 10 processi vanno in una coda di processi pronti ad eseguire, quindi si muovono dallo stato new allo stato pronto ad eseguire, e poi lo scheduler ne sceglie uno in mezzo a quella coda che non è il primo su cui ho invocato il metodo start. Quindi non c'è questa garanzia. E non c'è nemmeno la garanzia, questo l'abbiamo già detto prima, che un thread continua ad eseguire fino a quando non ha finito. Quindi i sistemi moderni sono tutti sistemi dotati di preemption. Un thread esegue fino a quando dura il suo slice temporale, poi viene sospeso in favore di un altro thread. Non è garantito niente quando si parla di thread, a parte il fatto che tutti i thread a un certo punto incominceranno.
Esegueranno fino a quando? Fino al completamento delle loro operazioni, dopo aver acquisito il controllo della CPU, se tutto è andato bene, un numero finito di volte. Quindi questa è l'unica garanzia che abbiamo. Possiamo anche fare un esempio. Ad esempio, se riapriamo gli esempi di runnable che abbiamo visto prima, vedete, io prima chiamo il metodo start su A, che è il thread associato al nome Homer, e poi lo chiamo su B. Quindi io dovrei vedere sempre prima Homer, poi dopo Marge. Vediamo se è così. Faccio play. Vedete, qui è partito prima Homer. Qui è partito prima Homer. Probabilmente se lo facessimo un numero sufficiente di volte, potremmo vedere eccolo qua. Vedete, in questo caso il primo thread a partire è stato Marge, in barba del fatto che io ho chiamato il metodo start prima sul thread chiamato Homer. Un altro aspetto un po' tecnico, dicevamo i thread condividono lo spazio di indirizzamento, okay? Condividono quindi le variabili, le strutture dati, ma non condividono tutto. Ad esempio, tutti i thread hanno il loro program counter che dice dove è arrivata l'esecuzione. E hanno il loro stack di chiamate. Questo è un esempio per farvi semplicemente vedere, mostrarvi questo. Quindi c'è un main, vedete, che chiama un metodo che si chiama metodo 1, al cui interno viene costruito un oggetto runnable passato a un thread che poi viene avviato. Quindi vedete, questo è lo stack nel punto in cui il main viene eseguito, c'è soltanto il valore di ritorno della funzione, l'indirizzo di ritorno della funzione main. Quando il main esegue il metodo 1, compare anche l'indirizzo di ritorno di metodo 1 sullo stack. A questo punto, metodo 1 lancia un thread separato, quindi lo stack del primo thread, del main thread, resta main metodo 1, ma compare un nuovo thread, okay, che rappresenta il secondo thread, al cui interno c'è sostanzialmente la chiamata alla funzione run, che sostanzialmente rappresenta il corpo del thread. Altri aspetti tecnici, i thread come i processi possono essere associati a una priorità. Okay? La priorità non è per forza detto che sia utilizzata, perché dipende dallo scheduler della virtual machine o del sistema operativo che decide appunto la politica di scheduling dei thread. La maggior parte degli scheduler di oggi sono scheduler che tengono in conto la priorità. Quindi un thread a priorità bassa ha una priorità più bassa di essere eseguito, un thread a priorità alta ha una priorità più alta di essere eseguito. Potete definire la priorità di un thread usando un metodo di thread che si chiama setPriority, che prende come input un numero fra 1 e 10. 1 è bassa priorità, 10 è alta priorità. Tre livelli chiave, minimo, massimo e normale, sono già salvati in una costante statica della classe thread. Quindi, ad esempio, tornando al nostro esempio, vedete qua lo faccio, dico che A ha priorità alta, mentre B, che sarebbe Marge, ha priorità minima. Quindi mi aspetto, ad esempio, in questo caso, se è molto molto corto, mi aspetto sostanzialmente che in un esempio del genere, anche se questo non è molto rappresentativo, il thread rappresentato che ha una priorità più alta esegua più frequentemente. Quindi per se gli lasciassimo più tempo e li contassimo, vedremmo più scritte Homer di scritte Marge. E la priorità determina la likelihood, la probabilità di essere scelti e messi in esecuzione quando ci si trova nella coda dei pronti. Quando si è nella coda dei thread pronti, un thread o un processo con priorità alta è più facile che venga selezionato per eseguire, semplicemente quello. Ho detto precedentemente che la virtual machine è una specifica, ok? Java è una specifica e ci sono tante virtual machine che implementano, forniscono un'implementazione di quella particolare specifica. Potrebbe di conseguenza essere il caso, per quanto relativamente raro, che stiamo utilizzando una virtual machine che
non assegna lo scheduling dei thread allo scheduler del sistema operativo, ma si sostituisce allo scheduler del sistema operativo ed esegue lei lo scheduling dei thread lanciati dentro una particolare virtual machine. Ad esempio, implementando una politica che non utilizza la preemption. È un caso molto raro perché la preemption ormai è diffusissima su tutti i sistemi, però immaginiamoci concettualmente di voler verificare se la virtual machine che stiamo utilizzando utilizza la preemption oppure no. C'è un esempio, qui si chiama check preemption, è lo stesso riportato nella slide. È molto molto semplice per verificare questo aspetto. Come possiamo fare? Vedete, c'è una classe che implementa runnable, quindi ha un metodo run. Nel metodo run che cosa facciamo? C'è un ciclo infinito che stampa il nome del thread. Ok, su questa parte dello yield torneremo più avanti. Che cosa fa il main? Il main istanzia questa classe, questo runnable, e lo passa a due thread che lo eseguiranno, uno associandolo al nome to be in stile Amleto, l'altro al nome not to be. È chiaro che se noi eseguiamo questo programma, c'è un'alternanza fra to be e not to be, fra essere e non essere. È chiaro che se invece la nostra virtual machine stesse utilizzando un meccanismo di scheduling non preemptive, il primo che parte andrebbe avanti all'infinito, quindi vedremo all'infinito o to be o not to be. Questo è un semplicissimo modo per verificare se lo scheduler che stiamo utilizzando supporta la preemption oppure no. Terminare un thread, l'abbiamo già più o meno introdotto il concetto, dice che se un thread genitore termina, tutti i thread figli terminano a loro volta. I thread figli condividono le risorse del genitore, come abbiamo detto in precedenza, perché sono tutti all'interno dello stesso spazio di indirizzamento. È chiaro che se termina il thread main, che rappresenta il processo, tutti i figli generati dal thread main muoiono a loro volta e perdono anche l'ambiente che è a disposizione per funzionare, tutte le variabili, le strutture dati che utilizzano nel corso della loro vita. Quindi quello che normalmente si fa, poi lo approfondiremo fra poco, è utilizzare un meccanismo di sincronizzazione molto simile a quello che per certi versi avete visto o vedrete a sistemi operativi per sincronizzare i genitori figli. Quindi genitore, in generale, se un thread lancia altri thread, prima di terminare il genitore aspetta i figli, aspetta che i figli terminino e poi termina a sua volta. Quindi, come il capitano è l'ultimo ad abbandonare la nave sulle navi, il thread genitore è l'ultimo a terminare e aspetta prima la terminazione di tutti i figli. Nel software ben scritto succede una cosa del genere. Questo è un esempio molto simile a quello che abbiamo visto prima con i due thread Homer e Marge. Qua ci sono un thread che produce elementi e un thread che consuma elementi, e tipicamente condividono una coda, un elemento, una struttura dati condivisa. Quindi c'è il thread main che crea il produttore e il consumatore, quindi due thread figli. Vedete, aspetta un decimo di secondo, questo è il main che aspetta un decimo di secondo, utilizza la solita variabile booleana per spegnerli in modo graceful, quindi aspetta che terminino, e per essere sicuro che i figli siano già terminati prima di terminare a sua volta, utilizza questa istruzione join. Questo significa che il thread genitore, il thread main, chiede di fare join al thread producer, che è un suo figlio. Che fare join significa che il thread genitore, il thread che chiama join, si sospende fino a quando questo non termina. Quando questo è terminato, fa la stessa cosa per l'altro figlio. Quindi questo è il genitore che chiede di fare join con consumer, quindi che si sospende fino a quando consumer non è terminato. Quando l'esecuzione arriva qui, il genitore può chiudersi perché è sicuro che i suoi figli sono terminati. Questa è una cosa, è un processo, è un main abbastanza standard per tutti i casi in cui un main genera dei thread secondari che fanno qualcosa, poi vengono spenti oppure terminano spontaneamente e il genitore li aspetta.